You're simple, you are not complex, I'm sorry, I am not impressed. Back on my bullshit again, I'm having way too much fun. I'm in a section with 7k monsters around me. Ciao a tutti ragazzi, sono Joker ed eccoci tornati sul mio villaggio. Questa volta non per un road to municipio livello 9, ma perché dopo tanto tempo siamo tornati nella serie in cui devastiamo e arriamo male i goblin. Perché ho bisogno di un po' di risorse. Quindi speriamo come sempre di fare più livelli possibile. Per chi è nuovo del canale e non sapesse cos'è questa serie, praticamente in poche parole dobbiamo finire la campagna e arrivare fino a un fondo. E ogni volta faccio delle truppe un pochino generiche, ve le faccio vedere, che possono andare bene un pochino per tutti i livelli. Allora, in questo caso ho fatto 12 mongolfiere, 6 spaccamuro, un pochino di barbari archi perché ce l'avevo già lì, qualche domatore, qualche maghetto, truppe un pochino così a caso miste, perché come vedete intanto dal primo livello ragazzi le mongolfiere sono, diciamo, necessarie per distruggere questo villo in maniera easy easy proprio. E quindi niente, direi di partire subito. Speriamo di riuscire a fare due shell, dovremmo fare. Se riusciamo a fare anche il terzo, ben venga, se no pazienza. Anche perché abbiamo anche Re Barbaro e Regina questa volta, quindi ce la dovremmo fare forse anche a farli tre. Allora direi di mettere 1, 2, 3, ma mettiamone 4, va, per far più rima, 1, 2, 3, 4, anche qui. E niente, adesso questo villaggio direi che è già arato, basta aspettare e quindi velocizzerò il video, ragazzi. Vabbè, onde evitare proprio la noia più totale, ecco, impura Re Barbaro, metti la regina anche qui. Speriamo che finiscano un attimino più velocemente questo lavoro che sta diventando alquanto noioso. Ecco, così adesso sono un coglione perché adesso non hanno più la vita e vabbè, le gemme, appena torniamo le gemme, ragazzi, perché sono un pirra, li ho fatti morire così a caso, vabbè, ho fatto per velocizzare. Vediamo quanto dovrebbero recuperare, 1 minuto e 33 secondi, vabbè, 3 gemme, tanto ho le big gemme anche qui, 1 minuto, non possiamo aspettare noi, proprio le gemme buttate via queste, vabbè. Andiamo al secondo attacco, vediamo un po' danni collaterali. Tanto quello di prima si chiamava civetta, tra parentesi, vediamo un po' danni collaterali. Allora, danni collaterali, vedo difesa aerea qui, quindi ragazzi, se io butto teoricamente le mie 4 mongolfiere qui come sempre e poi abbatto un pochino questa difesa aerea, proprio così, easy, no, questa difesa era, questa torre dell'arciere, dovrebbe essere fatto il gioco. Adesso abbattiamo questa torre dell'arciere, vai, e anche questo gioco è fatto. Ci potrebbe essere da levare che ci dà noia questa torre dello stregone, un pochino così, con qualche truppetta a caso. Vorrei evitare di sprecare di nuovo reali perché voglio usare tutte le truppe che mi restano nel prossimo villaggio, che probabilmente sarà un pochino più tosto visto che abbiamo finito anche le mongolfiere. Se l'avessi saputo che le mongolfiere erano così utili in questi come si dice, villaggi, ne avrei fatti di più. Tra l'altro ragazzi, qualcuno di voi mi ha detto che usa, diciamo, i miei video per andare avanti nella campagna, perché io gli ho detto, ma gli attacco completamente a caso, fa sì, però vinci e sprechi poche risorse. Beh, effettivamente è vero, diventerò la guida della campagna dei goblin, spero. Vabbè, stronzata a parte, vediamo il terzo ed ultimo villo. Certo, potevano avere un pochino di più fantasia in più a mettere sti nomi a danni collaterali, civetta, anche spazzolino, cetriolo, cazzo, le prime parole che mi sono venute in mente l'hanno messo. Vabbè, 100% conquistato, perfettico. Direi di guardare il terzo ed ultimo villo, scelta saggia. Cioè, praticamente questa ne è venuta in mente una parola e hanno detto, scelta saggia, vai, mega malvagio Pippo Palmieri dentro il villaggio Pippo Palmieri. Beh, lasciamo perdere, va? Però ridendo e scherzando ragazzi, abbiamo fatto 150.000 più 150.000 più 150.000, che sono già 450.000 di ore di Elisir. Questa campagna è abbastanza utile, direi. Eccoci,
In questo caso, questa ragazzi, tra l'altro, è il bug che mi avete inviato voi nel video, scelta saggia, dove c'è l'ostacolo accanto al muro, tra parentesi, e poi mi è partita anche una truffa, vabbè, dettagli. Allora, vedo che qui il problema è che ci sono dei mortai, dei torri, però io preferirei abbattere queste torri dell'arciere, magari se faccio così, pam, ce la faccio. Ragazzi, tranquilli che ce la dovrei fare, pam, e anche qua, pam, perfetto. Così posso distruggere subito questo bel mortaio, e poi anche qualche arco qui, barbaro, archi dietro. Effettivamente questo villaggio sembrava, con gli spaccamuro è stato popolato male, mettiamo anche qualche maghetto dietro qua, così proprio per fare un pochino di pulizia più veloce. Vai maghetti. Oh, tre villaggi ragazzi con queste truppe, veramente easy, bene. Mi sono avanzati anche i domatori. Stavo pensando di tenermi queste truppe per fare insieme anche il quarto villaggio, però mi sa che chiediamo troppo dalle nostre possibilità, perché non ci restano molte truppe. No, effettivamente no, quindi direi di finire questa opera con tutti gli archi che mi restano, ma anche mettiamo anche domatori. Sono un po' sprecati però effettivamente tutte queste truppe, vabbè. Chi se ne frega, bisogna essere sicuri della vittoria, quindi andiamo a distruggere tutti, ma anche Regina e Barbaro, ma sì, ma chi se ne frega, vai, andate e devastate questi villaggi. Certo, se ci avessi pensato prima sarebbe stato meglio mettere avanti il Re Barbaro e dietro i maghi, però vabbè, chi se ne frega, ormai è andata così. Abbiamo fatto anche il terzo villo. Direi di andare a vedere il villo successivo per la prossima volta e magari vedere anche se ci saremmo riusciti a farlo ora con queste truppe. Vediamo un po'. Lavello, ecco, questo è un esempio perfetto di parole messe a caso. Lavello, cioè io accanto a me ho la finestra e chiamerò il villo finestra, vabbè. No, vedete ragazzi, questi villi iniziano a essere più complessi, però lo potremmo attaccare dall'altro, visto che queste difese aeree fanno cagare. Sì, dai, direi che con le truppe di prima non saremmo riusciti, perché 5 domatori qui non fanno nemmeno tutto cazzo. Intanto arrivano sempre i messaggi su WhatsApp di merda, e i maghetti sarebbero strettati subito da questi due mortali. Livello 6 o 7 ragazzi, livello 7, mega forti ragazzi. No, non ce l'avremmo fatta, però se mi faccio delle mongolfiere per il prossimo livello, livello che si chiama Lavello, anche il gioco di parole, ce la dovremmo fare. E ci becchiamo ragazzi 400.000, porca puttana, questi messaggi, adesso uccido qualcuno. 400.000, che male, non è un cazzo, vabbè, lasciamo parlare su WhatsApp. E niente, tanto l'episodio è terminato, quindi che si scannino su WhatsApp a me va bene. Mi va bene anche ragazzi se lasciate un bel like come sempre. Quindi niente ragazzi, bando alle ciance, spero che questo episodio vi sia piaciuto. Come ho già detto, lasciate un bel like se è così stato. E se ancora non l'avete fatto ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al canale, io sono qui sotto in descrizione. E io vi saluto, da giocare tutto, vi saluto nel prossimo video. Qualcosa non torna, proviamo a rifarla. Io vi saluto, da giocare tutto, ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti ragazzi.